Buongiorno dal telegiornale scientifico. Nelle tante zone di guerra e per anni dopo i conflitti bellici si contano in migliaia i feriti a causa di mine e ordigni dimenticati. Sono sofferenze che fino a pochi anni fa avevano come unica risposta protesi ortopediche rudimentali. Oggi la tecnologia permette di sviluppare veri e propri sistemi in grado di sostituire nei movimenti e anche nell'estetica le funzioni dell'arto amputato e l'Italia ha un centro all'avanguardia per lo studio di queste protesi ed è in provincia di Bologna. Vediamo. La vita che riprende dopo la paura e lo shock di un'amputazione. Succede a chi incappa nelle esplosioni di guerra o a chi perde un arto guadagnandosi il pane. Ma la speranza di tornare a una vita normale c'è. È qui, varcando la porta del centro INAIL di Budrio, che inizia ogni anno la riabilitazione per 7.000 pazienti. Il centro bolognese rappresenta un'eccellenza assoluta a livello mondiale, in grado di seguire il paziente amputato fino al suo completo reinserimento sociale. La strada, per chi ha perso un arto, inizia con una visita di valutazione, al termine della quale viene individuata sia la protesi più idonea, sia il percorso di recupero. Dal momento dell'intervento all'ingresso nel centro devono però trascorrere almeno 6 mesi, il tempo necessario a cicatrizzare completamente le ferite e a stabilizzare il moncone. Il nostro obiettivo di fondo e comune, diciamo, a tutti i nostri progetti personalizzati è quello di garantire il raggiungimento alla persona disabile un livello di autonomia che gli consenta poi un proprio ritorno, reinserimento nel proprio contesto familiare, sociale e lavorativo. Un cammino talvolta lungo, nel quale scienza e tecnologia giocano un ruolo fondamentale. Qui vediamo un uomo che ha perso la mano mentre viene sottoposto all'esame miometrico, nel quale viene misurato il potenziale elettrico disponibile nell'arto. Sarà questa piccola carica a mettere in funzione il motorino sistemato all'interno della protesi, permettendo apertura e chiusura della mano. E anche l'estetica gioca la sua parte. I guanti più moderni, realizzati in silicone, restituiscono alla vista e al tatto una somiglianza incredibile con la pelle umana. Ma è la riabilitazione il punto di forza della struttura bolognese. Qui gli amputati riprendono familiarità con le attività più elementari, aprire e chiudere una porta, cucinare, sollevare un peso. Al simulatore di guida si rimpara invece a prendere confidenza con la macchina e con apparecchi finora sconosciuti. Sarà lo stesso centro protesi a rilasciare la nuova patente e a modificare la vettura secondo le caratteristiche della persona. Da un'altra parte, nella palestra, i fisioterapisti insegnano invece a camminare alle persone che hanno perso una gamba. Le protesi sono personalizzate a seconda del tipo di amputazione, dell'età e delle esigenze di mobilità dell'invalido. Nei laboratori si studiano le soluzioni più idonee, anche quelle che permettono ai giovani di tornare a correre e a competere a livello agonistico. Lavorano 300 persone nel centro di Budrio, tra medici, fisioterapisti, tecnici specializzati e infermieri. E anche loro sono un piccolo esercito di pace.